non ho mai nascosto in questo ultimo anno e mezzo il desiderio di una rivisitazione del centrodestra in maniera direi riconducibile a un PDL 2.0 che veda sempre più il mondo dei conservatori e quello dei liberali uniti, chissà anche forse uniti davvero, cioè in un unico soggetto politico che in qualche modo ci porti nella Terza Repubblica. Ho partecipato agli eventi di Giovanni Toti, non a questo famoso ma a quelli meno famosi, ritengo che Forza Italia abbia bisogno di una rivoluzione interna robusta e definitiva e decisiva che dopo 25 anni si impone, perché quando si passa dal 40% al 6% qualche problema c'è. Ritengo che quel centrodestra vada in qualche modo modificato in un rapporto diverso di forza, e quindi questo non solo l'ho detto in maniera privata ma l'ho detto anche in maniera pubblica. Così l'assessore del comune di Arezzo Lucia Tanti qualche giorno fa. Adesso lo strappo con Forza Italia è diventato invece definitivo. Una fuoriuscita arrivata dopo le tumultuose vicende nazionali che hanno portato all'addio del coordinatore Giovanni Toti e che di fatto fa perdere alla giunta Ghinelli l'unico rappresentante azzurro. Forza Italia rinuncia al cambiamento necessario e modifica ogni possibilità di futuro, ha dichiarato Lucia Tanti. La scissione è inevitabile, credo proprio che Giovanni Toti vada sostenuto nella sua scelta di coraggio. Oggi finisce, prosegue l'assessore, una storia gloriosa ed entusiasmante, e per me ne inizia una nuova assieme a Giovanni Toti e a quella parte di Forza Italia che assieme a lui costruirà una proposta politica rinnovata, alleata lealmente, conclude Lucia Tanti con Giorgia Meloni, con la quale mi auguro si possa collaborare in maniera sempre più sinergica, e Matteo Salvini.